Allora, dobbiamo risolvere ora il seguente problema. Se x e y sono due interi positivi, tali che il quadrato del primo più il quadrato del secondo meno il primo è divisibile per 2 che moltiplica il primo, che moltiplica il secondo, allora il primo è un numero quadrato perfetto. Allora, questo è il momento di fermare il video e procedere per conto tuo. Allora, devo dire che questo esercizio, per come lo risolviamo, utilizzeremo una tecnica legata alle equazioni di secondo grado. Di conseguenza, a rigore, dovrebbe essere posticipato, no? Dopo la nostra lezione sulle equazioni di secondo grado. Tuttavia, nel libro che stiamo utilizzando, viene dato, diciamo, a questo livello. Allora, cosa vuol dire che x alla seconda più y alla seconda meno x è divisibile per 2xy? Vuol dire che esiste un numero k, diciamo, appartenente ad n, va bene, tale che x alla seconda più y alla seconda meno x è uguale a 2kxy. Allora, è chiaro che questa può essere vista come un'equazione di secondo grado in x o un'equazione di secondo grado in y. Conviene vederla come un'equazione di secondo grado in y, perché poi le condizioni le diamo sulla x e a noi interessa la x. Va bene? E quindi abbiamo y alla seconda meno 2kx. Possiamo mettere così per y, più x alla seconda meno x uguale a 0. Allora, è chiaro che la y la possiamo esprimere, diciamo, attraverso la formula che coinvolge il delta, eccetera, dovrei dire le y. Va bene? Però è chiaro che siccome y deve essere un numero intero, è evidente che questo delta deve essere un quadrato perfetto ed è qui che sta il gioco. Va bene? Quindi ricaviamo il delta, possiamo utilizzare anche la formula ridottissima, anche se non è obbligatorio, e quindi abbiamo kx al quadrato meno x al quadrato meno x. Questo deve essere un quadrato perfetto che possiamo indicare con t al quadrato. Naturalmente conviene fattorizzare, no? Per avere delle indicazioni, come di solito conviene fare. Quindi abbiamo x che moltiplica k alla seconda meno 1x più 1 uguale a t alla seconda. È chiaro che i due fattori a sinistra sono coprimi. Che cosa, i due fattori a sinistra sono coprimi, cioè la x, k al quadrato meno 1, x più 1 sono coprimi, naturalmente. E allora questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se h divide, diciamo, se diciamo, h divide t al quadrato ed è, diciamo, un numero primo, allora h divide x oppure divide k alla seconda meno 1x più 1. Supponiamo che h divida x. Allora possiamo anche dire che h al quadrato deve dividere x, perché sono coprimi. Quindi questo che cosa significa? Significa che x è sicuramente un quadrato, così come un quadrato anche k alla seconda meno 1x più 1.